Attenzione! In questo video si fa largo uso di martelli e chiavi inglesi. Si consiglia, pertanto, la visione ad un pubblico adulto e poco impressionabile. Non sono un professionista e ciò che vedrai è solo frutto della mia passione. Se decidi di seguire il mio operato lo farai, assumendoti le tue responsabilità, poiché io non risponderò di danni. Da te procurati. Bene amici, bentornati o benvenuti nel mio canale se questa per voi è la prima volta che passate di qua. Oggi un video di manutenzione con un occhio di riguardo alla sicurezza. Ci tenevo a fare questo video perché troppe volte nei miei giri in moto incontro colleghi con le moto pulitissime, tirate lucido, bellissime, ma con le catene trascurate. Signori no, la catena è una parte indispensabile della nostra trasmissione. Una catena trascurata che arriva a spezzarsi, nella migliore delle ipotesi la lanciamo via, ammesso e non concesso che colpiamo qualcuno. O nella peggiore delle ipotesi torna indietro e ci sbatte sulla schiena e lì vi lascio solo immaginare le conseguenze. Dunque la trasmissione è un elemento che va controllato periodicamente. Le nostre moto hanno un manuale di uso e manutenzione dove ci sono le tabelle periodiche a cui noi dobbiamo attenerci per il controllo, l'ingrassaggio ed eventualmente la sostituzione di queste parti. Sostituzione che, attenzione, deve avvenire in toto, catena, corona e pignone. Troppe sono le leggende metropolitane di gente che cambia solo la catena perché corona e pignone hanno ancora denti. No, perché una catena nuova su denti vecchi arriverebbe a consumarsi precocemente e abbiamo semplicemente buttato via dei soldi. Dunque, atteniamoci ai manuali. Ho anche sentito storie di gente che ha tolto due maglie perché l'aveva già tirata al massimo, mancava poco al cambio. No, una catena che è arrivata alla fine è arrivata alla fine. Se non puoi tirarla più di quello è perché gli hai chiesto troppo, più di quello che poteva darti. Va cambiata. E oggi infatti andremo a vedere la sostituzione di una trasmissione sul TDM 850 che avete già visto sul mio canale. Qua vi metto il video di riferimento della prova. Più avanti farò anche un video sul lavaggio e ingrassaggio e come riconoscere una catena arrivata alla fine da un'altra ancora, diciamo, in condizioni dignitose. Ma ora, il pippone iniziale ve l'ho fatto, non mi resta che andare avanti con il video e... però non posso lavorare così, mi devo cambiare. Un attimo solo. Oh, ma dai, Babbo Natale! Ma serio? Forse ho sbagliato il supereroe. Ma davvero, Super Mario? Innanzitutto, se la nostra moto non è fornita di un cavalletto centrale, siamo obbligati a trovarne uno da gara come questo. Esistono toolkit specifici per lo smagliamento della catena. Li possiamo trovare su internet, ma anche nelle migliori ferramenta. L'unica raccomandazione è spendere bene una volta sola in attrezzatura di qualità, perché chi più spende, meno spande, è la realtà dei fatti in questo mondo. Io questo l'ho comprato in ferramenta, è della Marco, è separazione rivettatura catene. Ma c'è anche la vecchia scuola della muscolanza che per smagliare una catena prevede il vecchio Caro Flex. Vi faccio vedere come. Indubbiamente questo è un metodo poco ortodosso, ma è molto rapido e se non ve la sentite di spendere 40 euro in un kit apposito va più che bene. Smagliate solo la maglia e mi raccomando, solo se avete le mani ben ferme. Poi, con l'aiuto di un cacciaspine appena inferiore al vostro perno, il gioco è fatto. Ora che abbiamo smagliato la catena, andiamo ad aprire il carter copripignone per poter proseguire i lavori. Bussolotto da 8 e via. Particolare della TDM
è che tra i due carterini copripignone passa il leveraggio di regolazione del cambio. Prima di andarlo a togliere, vado a segnarmi bene la posizione in modo che poi il proprietario non riscontri differenza durante la guida. Proprietario che ovviamente ringrazio per aver lasciato che la sua moto facesse da cavia per questo video. Poi chiave da 10 e procediamo allo smontaggio. Ok, ora prima di andare a togliere la catena, la corona e il pignone vecchi, inserisco quella nuova. Il perché adesso lo capirete. Ovviamente prima dobbiamo ben pulire tutte le parti piene di morchia e grasso vecchie. Non vogliamo mica sporcare la catena nuova. Tirando la catena nuova con quella vecchia, ho risolto il problema di dover far passare le dita nei posti più angusti e magari anche schiacciarmele. In pochi attimi il gioco è fatto. Poi alla fine mettiamo la maglia vecchia per fermare provvisoriamente la catena nuova. Missione compiuta o quasi, ci rimangono ancora il pignone e la corona. Quest'ultima è tenuta da sei dadi sicuramente incollati dal frenafiletti, quindi il mio consiglio è quello di cominciare a svitarli con la ruota ancora montata. Poi successivamente, fuori dalla moto, finiamo lo smontaggio. Ora l'obiettivo è fare il contorsionista. Chiave da 14, piede sul freno. Un po' di forza bruta. In questo frangente possiamo anche non preoccuparci di allentare i dadi nel modo sequenziale, tanto sono parti di ricambio che andranno buttate via. Chiave del 24 e bussolotto del 22. Andiamo finalmente a togliere la ruota. Molliamo tutti i registri della catena, da avere la ruota completamente libera da smontare, e procediamo. Ricordiamoci l'ordine degli eventuali spessori. Il persuasore, che non deve mai mancare in un'officina. E abbiamo liberato la ruota.
Puliamo tutte le parti ingrassate e soprattutto i dadi con del buon petrolio bianco. Bene, abbiamo pulito ed asciugato i dadi di fissaggio. Ora andiamo a stringerli mettendo un po' di frenafiletti. Mi raccomando, mettete quello blu perché se mettete quello rosso non li toglierete neanche col pianto. E procediamo. Basta giusto un gocciolo. Li andiamo ad avvicinare e poi chiudiamo con la coppia di serraggio giusta. Il metodo rimane sempre quello, a croce, per mantenere la planarità. Chiave termometrica settata a 55 Nm e andiamo a chiudere tutti i dadi sempre col metodo a stella. Ok, ora siamo arrivati al pignone. Lui è fissato da un solo dado da 32 mm e da una rondella ferma dado abbattuta. Quindi dobbiamo andare con uno scalpello ad aprire la rondella per poter svitare il dado e lui poi si sfilerà. Mettiamo la moto in marcia per poter bloccare il pistone. Preparatevi a fare della muscolanza una vostra alleata, perché qua ce ne andrà davvero tanta. Oppone resistenza, ma vince mai. Fatto, andiamo a mettere quello nuovo. Attrezzatura e ricambi di qualità, abbiamo detto. Il pignone nuovo, a differenza di quello vecchio, ha un anello di gomma che serve ad attutire il rumore di scorrimento della catena. Li chiamano silenziosi. Cambia veramente l'esperienza di guida, credetemi, provatelo. Sono un dado e un filetto belli robusti, quindi non abbiate paura di tirare.
Ora, a ritroso, andiamo a rimontare il primo carterino, il leveraggio del cambio e il carter finale. Ogni kit di trasmissione che si rispetti ha la sua bustina di grasso. Non lesiniamo, mettiamolo abbondantemente sulla falsamaglia e gli o-ring, perché questo aiuterà l'inserimento e successivamente anche la lubrificazione degli stessi. E quando le mani non bastano, facciamoci aiutare da un bel paio di pinze a pappagallo. Mi raccomando però, non serve stringere fortissimo. L'importante è che i perni entrino nella maglia quel tanto che basta perché lei rimanga in posizione. Ed eccoci arrivati all'unica spesa necessaria. Investiamo una ventina di euro in questo kit inseritore ribattitore della Ogni Bene. Secondo me è il kit con il miglior rapporto qualità-prezzo. Verificate sempre che i perni siano allineati a questi fori. Dovrebbe già andare di default, ma un controllo in più non nuoce. E poi, ora che spingiamo, un po' per volta, senza fretta. Ok, ora con il calibro andiamo a misurare al centro, tra una maglia e l'altra, la distanza che c'è. Andiamo a togliere l'attrezzo e misuriamo. Qua abbiamo poco meno di 21 mm. Secondo me devo stringere ancora un po'. Infatti ho 23 mm giusti, quindi posso dargli ancora una bella strinzatina. Dei fuori spia vedo che sta cominciando ad andare. È passata. Vediamo ancora. Controlliamo. Allora. Abbiamo detto poco meno di 21 mm. Ho ancora un millimetro da dare. Ci siamo, ragazzi. Adesso l'altro lavoro ostico è ribattere i perni in modo da impedire la fuoriuscita della maglia. All'opera. Ok, ora che l'ho avvicinato, prendo la chiave. Chiave dinamometrica settata su 25 Nm e procediamo. Arrivati. Ora, non fate come tanti che ho visto che usano la dinamometrica per svitare. La dinamometrica serve solo ed esclusivamente per avvitare alla coppia giusta. Quindi, chiave a T del 5.
arrivati. Ora lo andremo a togliere e verificheremo che il diametro dei perni abbia raggiunto quello degli altri. Allora, un perno qua misura 5,5. Uno, cinque e mezzo, due. Fatto. Bene, abbiamo cambiato catena, corona e pignone. Ora, ultimo ma non per importanza, procediamo con il corretto tensionamento, perché abbiamo visto che una catena troppo lasca o al contrario troppo tirata andrebbe ad accelerarne l'usura. Vi faccio vedere come procedere. Ogni moto ha i propri valori specifici di gioco catena. Queste tolleranze le possiamo trovare sul libretto di uso e manutenzione della nostra moto. Questo perché ogni moto è diversa, ogni moto è una cosa a sé, può essere una moto stradale, può essere una moto off-road, una moto da cross, può avere il forcellone più lungo, il forcellone più corto. Quindi dobbiamo sempre andare a trovare queste specifiche e applicarle alla nostra moto. TDM ha un gioco a catena che varia dai 25 ai 35 mm. Adesso andiamo a vedere come regolare questo valore. Allora, vediamo che qua la catena ha questo gioco. Prendiamo, con un metro dobbiamo andare a prendere più o meno a metà del forcellone, quindi va bene qua, la distanza al centro della maglia. Qua mi dice 7 centimetri. L'escursione, il centro della maglia arriva a 3. Quindi abbiamo 40 mm. Diciamo che abbiamo 5 mm ancora di troppo. Allora procediamo alla regolazione. Per la registrazione del tensionamento dobbiamo partire dal bullone dell'asse, allentarlo il giusto in modo che la ruota possa scorrere, per poi agire su questi dadi che sono i registri. Avvitandoli facciamo arretrare l'asse. Di conseguenza tiriamo la catena oppure molliamo la catena se è troppo tirata. TDM ha anche un registro della pinza del freno, che è qua. Bisogna mollare questo dado, non so se lo vedete, questo dado qua. Lui ha una guida e così andiamo poi ad allineare la pinza del freno al disco. Chiave del 22 e del 24 per l'altra parte. Non troppo, perché sennò poi non riusciamo a fermarla quando arriviamo al punto che desideriamo. Chiave del 12. Sempre poco per volta. Andiamo a dare di nuovo una misurata. Poco meno di 6,5, ne abbiamo 6,3. Col gioco completo arriviamo a 4, quindi siamo già arrivati alla misura minima del gioco, siamo arrivati a 25. Io mollerei un pelo. Misuriamo sempre i perni delle maglie, il centro della maglia, 7 e 4. 30 è giustissimo. Ora andiamo ad allineare l'asse, che sia uguale anche dall'altra parte, e procediamo al serraggio di tutti i dadi. Molte case ci mettono a disposizione una scala graduata sul forcellone. In questo caso viene parecchio comodo perché vediamo che la rondella di battuta
sfiora il secondo grado, di conseguenza dall'altra parte dovremo avere lo stesso valore. Do dei colpi pian pianino. A posto. Adesso possiamo andare a chiudere i registri. Ricontrolliamo ancora per sicurezza. Prendete sempre in riferimento la stessa maglia. 7, 4. Siamo perfettamente nel range. Ricordatevi che una trasmissione in buona salute e una corretta manutenzione vi regaleranno parecchi chilometri di divertimento e soprattutto sicurezza. Controllate pertanto sempre lo stato di usura dei denti, sia di corona che di pignone, e il corretto tensionamento della catena. Se non ve la sentite, se non siete in grado o non avete la scimmia del fai da te, affidatevi a chi di mestiere, che di sicuro lo farà bene. Oh, e anche questa è andata. Abbiamo visto il lavoro che comporta la sostituzione della trasmissione. Ci va giustamente il suo tempo, ci va tanta pazienza e precisione. È un lavoro sporco, lo so, e se non ve la sentite, non mi stancherò mai di ripetervelo, affidatevi a un professionista. Come dice la parola, è un professionista, lo fa di lavoro e avrete la sicurezza di un lavoro a regola d'arte. Quindi in conclusione di questo video, vi do appuntamento al prossimo, vi faccio le solite raccomandazioni del caso, quindi cliccate il like qua sotto e iscrivetevi al canale. Condividete questo video se pensate che possa servire a qualcun altro. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!